Allora, rifo. Numeri irrazionali assoluti. I numeri razionali assoluti sono numeri che non possono essere trasformati in frazioni. Si ottengono quando il radicando non è una potenza che ha per esponente un multiplo dell'indice di radice, per esempio. Cioè, facciamo un esempio, se io considero la radice cubica di 4, e voglio trovare a che cosa corrisponde questa radice, che cosa faccio? Beh, non faccio altro che, ad esempio, utilizzare il metodo della scomposizione in fattori primi. Faccio il metodo della scomposizione in fattori primi, trovo che la radice cubica di 4 sarebbe la radice cubica di 2 al quadrato. Vedete che l'esponente 2 non è multiplo di 3, in questo caso la radice cubica di 4 è un numero irrazionale assoluto. Chiaro? Sono numeri razionali assoluti, quindi quando radicando non è una potenza che ha per esponente un multiplo dell'indice di radice. I numeri irrazionali assoluti, in effetti, sono numeri decimali, infiniti, non periodici. Un altro esempio di numero irrazionale assoluto è la radice di 2. Se io vado a vedere con la mia calcolatrice la radice di 2, questa mi dice che la radice quadrata di 2, cioè quel numero che elevato al quadrato mi dà 2, è 1,414213562 puntini, puntini, puntini. Questo cosa significa? Significa che la parte decimale continua all'infinito. Ma vi faccio osservare che nella parte che noi vediamo qui e anche la parte che potremmo vedere se non vediamo, perché la calcolatrice arriva fino a un certo punto, non ha una parte periodica. Quindi sono numeri non periodici, ma infiniti. Chiaro? Ecco il concetto di numero irrazionale. Se io devo mettere questo numero, lo voglio posizionare sulla semiretta orientata, capite che essendo infinito io non posso stabilire in modo univoco la posizione di questo numero, della radice di 2. Perché? Perché qui va avanti all'infinito, quindi potrò al limite approssimarlo, potrò arrotondarlo, ma non avrò il concetto perfetto di, quindi sfugge un po' la nostra mente, irrazionale. Ecco perché si chiama irrazionale, perché sfugge la nostra mente. Se io invece considero la radice quadrata di 36, quello posso dire 6, è lì, in quel punto, chiaro? Addirittura il numero decimale periodico trasformato in frazione lo posso inquadrare, lo posso collocare senza ombra di dubbio, ma qui non posso dire senza ombra di dubbio. Perché? Perché ci sarà sempre una cifra in più. E io posso andare fino alla fine dei miei giorni a contare, ma ci sarà sempre una cifra in più, quindi sfugge la nostra mente, non lo posso collocare perfettamente. Assoluto, perché è sempre positivo. Vedete? Irrazionale, non è possibile collocarlo in modo univoco sulla semiretta orientata. L'insieme dei numeri irrazionali assoluti si indica con una I a doppia stanghetta, che sembra un 2 romano, con una A piccola, l'insieme dei numeri irrazionali assoluti. Attenzione, possiamo dire che l'insieme dei numeri irrazionali assoluti e l'insieme dei numeri razionali assoluti, questi due insiemi, vi ricordo che l'insieme dei numeri irrazionali assoluti e l'insieme dei numeri razionali assoluti è questo, razionali assoluti, e sono due insiemi disgiunti, cioè non hanno elementi in comune. Chiaro? Sono due insiemi disgiunti, perché i numeri appartenenti agli irrazionali non sono qui dentro. Vi ricordo che questi numeri quali sono? Sono i numeri naturali, i numeri decimali periodici, i numeri decimali finiti e i numeri decimali periodici misti. Chiaro? Qui dentro nei numeri razionali. Attenzione, un'ultima cosa. Se io considero quindi tutti i numeri presenti sulla semiretta orientata, ottengo un grande insieme che viene chiamato l'insieme dei numeri reali. E perché esistono anche numeri non reali? Sì, sì, esistono i numeri immaginari, che è un altro campo qui fuori, un altro insieme qui fuori, molto complicato, Ma per adesso a noi ci interessa sapere che questi sono i numeri reali. I numeri reali, quindi, cioè quelli che esistono fondamentalmente, reali, comprendono sia i razionali, che sono i numeri naturali, i decimali limitati, i decimali periodici semplici, i decimali periodici misti, e i numeri irrazionali, come radice cubica di 4, radice quadrata di 2, pi greco.
Che cos'è il pi greco? È un numero che presto, molto presto, incontreremo.